Questa ha sempre una scottona limousine, però questa è in forlatura da quasi un anno. Un anno? Stai a capire che stiamo a parlare, sì. Viva la Sardegna! E mortacci quanto è buono, non glielo dici? E famo bagnare, no? Ma no, ma che davvero? Fermo lì, non te muove. Picagna, scansate proprio. Esatto. Senti come scrocchia. Senti qua, senti. Amici di Braciami Ancora, sono a Olbia. Finalmente sono riuscito a tornare in Sardegna, dove trascorrerò 3 giorni e vi sparerò 3 video, uno meglio dell'altro. Per iniziare però, ragazzi, sono partito da Olbia, dove sono atterrato praticamente mezz'ora fa, mi hanno prelevato e mi hanno direttamente portato alla macelleria Cossu, indiscutibilmente la miglior macelleria di Olbia, ma di tutta la zona. Per questo mio tour, ragazzi, non sarò da solo, vi presento i miei compagni di viaggio. Allora, lei è Maddalena, non so se ve la ricordate, ho girato un video insieme a lei nel suo ristorante di Caserta. È raro trovare bisonti nei ristoranti carnivori, è molto raro. Ammazza che bestia che è! Perché sei qui con me? Perché per gli amici di Dogana Colusa siamo alla ricerca di ulteriori novità e ottime bistecche, e in questi maturatori ce n'è veramente per tutti i palati. Vabbè, io Marzo me ne vado, scusa, ascolta Marzo, me ne vado, fai tutto te, buon proseguimento. Ciao. Ragazzi, vi lascio da Maddalena, fa tutto lei, va bene? Credo che sia meglio di me. Maddalena, oltre che una professionista del settore, oltre che una grande ristoratrice, è anche una grande esperta di carne. Potremmo dire che tu hai interpreti il ruolo di sommelier della carne. Insomma, ragazzi, ci capisce, è sempre interessante avere un professionista, uno competente a fianco che ti spiega come funzionano certe cose. Ma non ci sarà solo Maddalena, c'è pure Marco, lo presento. Marco, vieni qua, il trasso scandinavo non mente, lui è barbaricino doc 100%. Esatto. Marco Porcheri, esatto. Signori, questo è praticamente la costola sarda di Braciami Ancora, seguitelo su Instagram perché lui va alla scoperta dei sapori, delle cose, delle chicchette nascoste qui in Sardegna. Esatto, bravo. Bene, le presentazioni le abbiamo fatte, possiamo entrare, andiamo a trovare Michele Cossu. Buongiorno a tutti, vai in giro. Buongiorno. Senti, ben trovato. Ciao. Grazie dell'invito. Benvenuti nella mia boutique. Molto nella carina, nostra boutique. Molto carina. Questa molto è carina. La macelleria di famiglia, dove la gestiamo io, mio padre, mia sorella e mia madre, assieme a tutti i dipendenti. Senti un po', quanti anni sono che è attiva sta macelleria? La macelleria è attiva da oltre 20 anni. Da circa una decina d'anni siamo entrati io e mia sorella, okay, nell'organico. Quello è mio padre che è all'opera con una coscia di pollo. Babbo ha formato una ventina di macellai buoni. In questa parte della Sardegna, se avete mangiato una bistecca, state certi che c'era lo zampino del signor Cossu. Sì. Che de nome fa? Pietro. De Pietro Cossu, ok? Siamo a questa parte qua, dove abbiamo agnello sardo, poi abbiamo il coniglio, certamente sardo, tutto il pollame sardo, qua maiale o di Lanusei o di Irgoli, quindi maiale sempre prettamente locale. Un po' di preparati che sì, non guastano mai, e ci abbiamo il manzo. Ma noi oggi siamo venuti qua, sì, perché tu mi hai detto: Michele, ti faccio assaggiare una chicchetta particolare. Abbiamo lo zebù sardo. Esatto, sì. Sta frullando. Sì, è in frollatura. Perché è in frollatura da 30 giorni. C'è pure le celle di frollatura. Sì, sì, noi frulliamo. Ormai siamo un po' più avanti rispetto alle altre macellerie, magari. E, oltre a far maturare i salumi, facciamo maturare anche la carne. Guarda Maddalena, non hai capito ancora in che posto stai. La borsetta e la sciarpetta. Avevo lasciato a Matteo. La borsetta e la sciarpetta. Lasciala nella cassa. Lascia la cassa, tanto non ci ritrovi niente. Ok, Maddalena deve ancora prendere le misure, ok. Lo zebù sardo lo conosci? Ho fatto una ricerca, ho scoperto che è un antenato della nostra fassona piemontese. Sì. La fassona piemontese nasce proprio da un incrocio con uno zebù. La vacca valdostana con uno zebù. Sì. Si sa che è un toro e che la fassona deve la sua ipertrofia proprio a questo incrocio. Michele, ti volevo chiedere una forzatura, magari non so se si può fare, se non si può fare. Sì. La possiamo far tagliare Maddalena? Assolutamente sì. Davvero, si può fare? Assolutamente te sì. Te vedo in forma, te vedo pronta, sei appena scesa dall'aereo, guarda, quanto sei carina, tia, sei meravigliosa, dai. Vacca a spogliarmi. Michè, tiraci fuori lo zebù, dai. Dai, vai. Vado a prenderlo. Eccolo. Voi due vi date due consigli, io farei un focus sul tuo armadio di frollatura. Perfetto. Venite. Questo, vabbè, l'armadio frigo dell'Everlasting, lo conoscete, ne abbiamo parlato tante volte, l'armadio professionale, molto performante per frullare la carne, ma guardate dentro che c'ha delle chicchette molto interessanti. Aspettate, lo apro. Allora, ha
un Wagyu Svezia che frolla dal 6 maggio 2021. Io non l'ho mai assaggiato il Wagyu svedese. Vabbè, la Sakura Nami, la Sakura Yoza, c'ha tantissimi, la Sashi finlandese, la Suami danese, c'ha la Scottona Sarda, c'ha le selezioni locali. Mi piace perché è un bel mix tra local e mondo. Mo se riconcentriamo sul taglio di Maddalena. Ma senta Maddalena! Ci proviamo ragazzi, bocca al lupo per me. Ragazzi, io ringrazio Maddalena che si presta a ste torture, perché in realtà al ristorante da lei c'è personale straqualificato che fa sto lavoro, tu supervisioni, ma a me mi piace da morire mettermi in difficoltà. Se te posso mettere in difficoltà sono la persona più felice del mondo. Bene, ora finito lo show. E io ho tagliato il mio primo zebù. Questo è lo zebù, molto bello. Guardate ragazzi, come lo faccio vedere spesso, mettete il dito, zac. Se non torna indietro vuol dire che è una bella carne sostanziosa, insomma, che c'è ciccia. Ciccia. Bello lo zebù, caro Michele, ma in quattro ci mangiamo poco. Sì. Ok, perché c'è pure Giacomo che regge la telecamera, quindi siamo cinque. Fame. Io direi che visto che c'è il frigo pieno, sì, scaricaci tutto quello che c'hai. Qui la situazione, ragazzi, è sfuggita di mano. Mai dire a un sardo, ma secondo me ci mangiamo poco, ma secondo me ci hai tagliato poco, perché lo scatenate e guardate qui che vi presenta. Allora abbiamo lo zebù, e beh, quello lo conosciamo. Poi qui che ci abbiamo, scottona sarda. Una limousine di 30 giorni. 30 giorni, vabbè, ci siamo. Qui stiamo su... Sempre limousine, scottona, quasi 45 giorni. 45 giorni, poi cominciamo a salire. Sempre scottona, limousine, 90 giorni compiuti. Questa la so, questa è, una, è questa praticamente la bistecca di Tutankhamon. Esatto. Che roba è? Questa ha sempre una scottona limousine, però questa è in forlatura da quasi un anno. Quasi 365 giorni. Un anno. Wagyu svedese. Wagyu svedese 250 euro il chilo. Sì. Mamma mia. Amico mio, ci dai una e poi andiamo a mangiare. Che è 12. Oddio, non ci credo. No, l'ha fatto, lo sta facendo. Insisti, dai, ancora di più. Madonna. La caramellina lì, il confettino di grasso. Mamma mia. Dio mio, è tutto vero ragazzi. Stai a capire che stiamo a parlare, sì. Cioè, ragazzi, vi rendete conto di che stiamo parlando? Che mina. Prezzo? 250. 250 euro al chilo, 278 grammi, 69,50 euro. E cacqua. Non male. Bene, focus ragazzi sulla bistecca frullata un anno, che diciamoci la verità, a guardarla così sembra la bistecca di Tutankhamon, ma tu un anno fa mi hai scritto, mi hai detto, sì, Michele, se metto a frullare una carne per un anno, tu poi vieni ad assaggiarla? Sì. Così è andata. Sei stato Sono stato di parotto, ho portato pure Maddalena. Ora ragazzi dovete sapere, c'è ancora tanta gente che quando vede questa roba si spaventa. Sì. Io non mi stancherò mai di dirlo, ragazzi, oggettivamente è brutta da fuori, ma adesso se questa carne che frolla da un anno la date in mano a un macellaio bravo, un macellaio coi controcoglioni, come nel caso di Michele, vedrete che la faccenda cambia. Siamo arrivati al momento dove io volevo arrivare. Abbiamo smontato la bistecca frullata un anno, l'abbiamo ricomposta e ora la smontiamo di nuovo. Oggettivamente questo, ragazzi, non ve lo mangereste mai, ma guardate che succede se la tagliate e se fate una frullatura corretta. Zan 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 zan, diventa questo. Se poi togliete l'osso e vi concentrate solo sulla ciccia, diventa questo. E io sfido, ragazzi, chiunque di voi a dire di no a una bistecca del genere. Ovviamente ci sono i segni della lunga frollatura, ma anche questi verranno puliti. Anno, certo. Ok, anche questi verranno puliti e noi avremo un'esperienza gastronomica sicuramente unica.
profumo intenso proprio. Colgo l'occasione per farmi un po' di sana pubblicità. Vai. Ragazzi, noi a Roma facciamo i corsi di frullatura, se volete imparare a frullare la canna e arrivare a sti livelli. Tra l'altro io ho partecipato. Esatto, vi lascio in descrizione il link. Ok, mi sono autofatto la marchetta. La carne ce l'abbiamo e bistecche pure. Abbiamo anche il salume. Da, fai qualcosa e andiamo a casa tua. Andiamo giusto? A casa, grigliamo. A mangiare. 3, 2, 3. Ok. Vai. Poi ci stanno già preparando, vedi come che mestieranti. Te pesa Maddalena? No, assolutamente. Ma perfetto, ok, anche perché se te pesava non ti avrei aiutato, manco morto. Qui che tattica, guardate qui che tattica. Non si fanno parlare dietro. Oggi ragazzi, esperienza sarda 100%. Questo è il pane che loro guttiadu. Com'è la pronuncia? Guttiadu. Qua c'è scritto guttiadu. Però da noi si dice guttiadu. Ha fregato ste piene in macelleria. Eia! Eia! Che vuol dire eia? Eia! Sì, sì. Zitta. Va bene. Scottona. Volevo dirvi ragazzi che pare il garage dei Fonzi. Perché c'è sta la custom lì, i pesi lì, manca il calendario delle donnine. Senti, io parto così a secco, non lo so che mi sto a mangiare, ma questo lardo, mi ispira tanto. Lardo di maiale sardo, con che? Semibrado, sì. Con spianatina assata, sì, presina. Signori, viva la Sardegna! E mortacci quanto è buono, non glielo dici? E famo mangiare, no? Qui per il mortacci quanto è buono c'è solo l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Pancetta. Pancetta? Mm-hmm. Oh. Mamma, non torno più a Roma. Il mortacci quanto è buono qui è applicabile a tutti. Applicabile. Cioè qui dovunque, dovunque lanci il mortacci quanto è buono a terra. Bene. Sì, 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 casca bene. Ma no, ma che davvero? Fermo lì, non te muove, non te muove. Ma pura la pecora, ma che gli vuoi dire? Che dice? Che dico? Che dico sì? Agnello? Vabbè, agnello, sì. Ovino, ovino, ovino. Picagna scansate proprio. Esatto. Porca di quella zozzolata. Così vado a caso? Esatto. Magno così? Perdi da pinza e magna. È caldo, È già un po' condita, però. Oh. Ci vuole un po' di sale, aggiungetelo. C'è sta tutta la Sardegna qua dentro, Ok. Non hai mangiato una roba di... Non te credo, grazie, arrivato pure il sale, mettiamoci un pizzico di sale. Madonna che è! È agnello questo, agnellino! Sì, agnello. Sì, è agnello, infatti! Anche qua, mortacci di Pippo! Mortacci quanto è buono pure questo! Guardate ragazzi, guardate l'interno, vedete, è composto da varie parti. Questa che io sto tirando fuori è il budello, esatto, dell'agnello, com'è che si chiama? Zasistintina, sa. E mo devi scrivere perché sennò. Tieni, beccate questo. La brace c'è! Iniziamo la degustazione con quella più easy, che è la scottona sarda frullata. Scottona sarda frullata 30 giorni. Giorni. Parliamo di frisoni, no, di limousine. No, una limousine. Parliamo di limousine. Quindi mica ci siamo. Iniziamo ad assaggiare. Cottura finita. Sì. A questo punto direi che dobbiamo assaggiare. Però nel frattempo sono arrivati alcuni tuoi amici, sono arrivate altre bocche da sfamare, ho visto che hai messo i cartelli per tutta Olbia, sono arrivati tutti, vedete, quelli che non mangiano da un mese. Senti lo scrocchierello. Sì. Senti come scrocchia. San José già dall'aspetto è più untacchiosa, più intrigante. Senti l'odore. Dall'odore, esatto. Il taglio ragazzi è finito, scottona, le due scottone sarde le lascio agli amici sardi, io già le conosco, già le ho assaggiate, quello che mi intrigava a me è lo zebù, io iniziavo dallo zebù, brava Maddalena, hai fatto un taglio eccezionale, brava, ottima professionista. Partiamo dalla caramella di grasso dello zebù, che ci sta tutto, Vai. Buono. Soprattutto credibile, buonissimo. Lo zebù non l'ho mai assaggiato, la caramellina di grasso è notevole, ti rimane in bocca. E la carne non è invadente per niente. È succosa,
anche un suo carattere. Fondamentalmente Maddalena sta qui perché tu c'hai molto più palato di me e sei molto più brava di me a intercettare i sensori, i sapori, gli umori di sta carne. Succosa, molto tenera. Sì. C'ha un sentore di erba veramente eccezionale. Oh, qui che mi esce il palato? Toro. Non si direbbe. Non si direbbe con toro, infatti, in quel senso. Ragazzi, ve la ricordate la bistecca di Tutankhamon? Sono venute fuori tre bistecchine così. Dai, dai, cuciniamo queste tre bistecchine. Ma lo sai che già quando il coltello tocca la carne si sente che c'è una consistenza diversa? Prima annusiamolo. Bam, ti dà questo odore di stagionato che la carne normale non ha. Per intenderci, rimanda un pochino al prosciutto, ok? Ci avete presente quando affettate il prosciutto? Ci mettete il naso, siamo su quella falsariga, diciamo la consistenza è giusta, però si vede che è una bella carne nobile, guardate, non è elastica, non rientra, bella. Ma già in bocca, ti dice, ehi, ciao, sono di un altro pianeta. Sì. C'ha quella stagionatura, è prosciuttosa, potremmo dire che è prosciuttosa. No, è un esperimento ben riuscito. È andato bene. Sicuramente è un'esperienza che potrebbe appassionare tanta gente. Sì. Se ne posso permetterti il consiglio, continua, prosegui. Il grasso di questa bistecca ti rimane attaccato al palato e dice non me ne voglio più andare. E tu continui ad avere in bocca questa sensazione di grasso, di sapidità. Di veramente di opulenza che rimane là, c'è sto gusto che non se ne vola andare, ci vuole un po' di vino, se no non va via. Concentriamoci, facciamo l'ultimo sforzo. Se non mi ricoverano oggi, non mi ricoverano più. Wagyu è svedese, che immagino sia stato cresciuto, appascolato beatamente. Sì, questo è addirittura grass-fed. Tra i prati svedesi, ha sudato come praticamente, non so. Guarda qua quanto ha sudato, gronda di sudore sta bistecca, e tu che sei uno sveglio e smaliziato hai messo una piastra perché lo cuoci come si cuoce il wagyu. Uno potrebbe pensare ammazza quanto è tirchio sto macellaio che ti ha tagliato una fettina stretta. No, però il wagyu si taglia fino. Sì, non si può fare bisteccone da così e non va bene, non è il caso. No. Uno perché poraccio o fate fallì, due perché dovete vendere un rene qualora lo voleste comprare, sì. Ma tre perché il wagyu si deve assaporare piano si piano. Si assapora meglio tagliato sottile piuttosto che la bistecca tagliata molto spessa. Ah! Io voglio questo, vado. Già l'odore è qualcosa di sinuoso. Sai l'odore che sembra seta che ti si infila tra le narici? C'è presente il foulard di seta di nonna, no? Quello che ti si infila qui e qui rimane. Lo lascio in bocca, perché con quello che costa ti lo manda giù subito. Il grasso di sto wagyu arriva nella bocca come le cascate del Niagara. Rimane, stagna. Ti lascia tutta la sua dolcezza, la sua delicatezza, la sua morbidezza. Mortacci quanto è buono. Come si dice qua da ste parti, mortacci quanto è buono? Mortacci quanto è buono, tradotto potrebbe essere bette uno. Va bene, se siamo detti tutto, il nostro viaggio in Sardegna, ragazzi, prosegue. Domani stiamo a Tortolì. Cioè, sei mai stato a Tortolì? Te no. Ci porto io a Tortolì, ok? Insieme a Marco, ovviamente. Bene, a domani, ragazzi. Finisce ciao. Così il primo giorno qui in Sardegna. Viva la Sardegna, terra magica. Ci hanno messo KO alla prima ripresa. Ci vediamo domani, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!